E adesso diamo il benvenuto per la rubrica che dedichiamo alle bellezze di Taranto. Oggi con un affaccio, potremmo dire che il termine è giusto, sull'attualità, all'architetto Augusto Ressa. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi. Buongiorno architetto. Buongiorno. Dunque, architetto, con lei parliamo della nuova facciata di San Domenico. Tante polemiche rispetto a questo rifacimento. D'altronde, lei ha avuto anche in questa città, insomma, un ruolo importante di sovrintendente. Ci spiega precisamente come funzionano gli iter per questi rifacimenti e queste polemiche che sono scaturite sono fondate oppure no? Incominciamo col dire che non si tratta di un rifacimento. Ecco, il rifacimento benissimo. È tutt'altra cosa, okay. Significa che ciò che tu hai trovato alla fine lo stravolgi completamente e ne fai una cosa nuova. Okay. Allora invece no, qui si tratta invece di un restauro, sì. Di una manutenzione anche straordinaria, perché l'edificio così com'era è rimasto, non è stato modificato, è stato sicuramente migliorato, quindi la facciata trecentesca è stata restaurata, pulita, sistemata, è stato possibile adesso leggere anche delle parti decorative che erano completamente nascoste, come per esempio le parti scultoree del rosone, no? Voi avete visto, sicuramente avete seguito la pulitura del rosone che era coperto di calce. Bellissimo. Ha messo in evidenza degli elementi molto importanti dell'apparato scultoreo, addirittura nella parte centrale in alto è venuto fuori la testa di un diavoletto, sì, per intenderci, sì. No? Questa figura apotropaica che era tipica di queste chiese di quel periodo, siamo nel 300, una chiesa angioina. E poi la cosa che invece ha creato, secondo me, questa polemica è stata la tinteggiatura delle superfici intonacate della scala. Allora incominciamo col dire che questo grande monumento, uno dei più importanti di Taranto, si compone di due parti. Una parte è appunto la chiesa con la sua splendida facciata, il rosone, il portico e così via, il protile e così via. E poi c'è la scala, che è la scala settecentesca, quindi c'è un bel salto di quota da un punto di vista, certo, storico, ma anche da un punto di vista dei livelli. Temporale, proprio secoli. Certo, è anche dei livelli, perché quella scala è settecentesca e fu realizzata quando fu realizzato il pendio San Domenico, cioè la strada che corre antistante la chiesa, in realtà è stata scavata nella roccia nel Settecento per collegare via Duomo con Piazza Fontana. Quindi la quota architetto di... la interrompo, sì, solo un attimo, era giusto per, sì, spiegare in maniera ancora diciamo più semplice, sì, a chi sta facendo, sì, tutto questo casotto. Ha ricostruito praticamente questo mondo. Il piano stradale prima, sì, era, sì, all'altezza del portone di San Domenico, giusto? Beh, no, un po' più giù, sì, sicuramente un po' più giù, però... ma certamente non così, esatto, in basso. Bene. Quindi quella scala fu realizzata nel Settecento proprio per superare questo dislivello, peraltro in pochissimo spazio, no? Perciò, esatto, è così ripida. Quindi nel realizzare questa scala, quindi la realizzarono con lo stile dell'epoca del Settecento, e ci sono delle parti che sono in pietra e si vede, sono in carpa, sì, no? Le balaustre, gli archetti, alcuni elementi decorativi, e poi le superfici verticali furono intonacate, perché da documentazione che noi abbiamo, che è una documentazione veramente molto antica, abbiamo anche delle foto per intenderci del 1910, no? Tutte quelle superfici erano intonacate, assolutamente intonacate. Peraltro quella parete che voi vedete guardando la facciata sulla sinistra, no? Quella, sì, certo, sì, di muro, altro non è che quel che resta di un edificio che era lì su quel lotto a fianco, che adesso è vuoto, che crollò. Quindi diciamo le parti intonacate, le parti quindi che non sono a faccia vista, attengono a superfici che erano già intonacate da sempre. Quindi che cosa è successo? Nel momento in cui tu pulisci la facciata e tinteggi quelle parti intonacate con una tinta nuova, quando dico nuova intendo dire fatta ora, no? Inevitabilmente tu hai un'immagine diversa rispetto a quello che avevi prima dell'intervento. Tenete conto che sia la facciata che quegli intonaci dipinti, pittati, erano fortemente ammalorati, nel senso che erano sporchi, erano pieni di licheni e così via. Per, ma erano anche sporco... semplicemente sbiaditi dal tempo e quindi... Ma no, ma addirittura se vedete le foto di prima erano molto più forti, avevano una tonalità, perché è stato più volte pittato nel tempo. Figuratevi che nella foto del 1910 addirittura quelle superfici erano bianche, ma immaginate che cosa sarebbe successo se fossero state fatte bianche. Fermiamoci un attimo per capire come funziona, sì, cioè quando si deve fare un lavoro del genere su una chiesa così importante, sì, chi è che dà, sì, i suoi ok?
Allora, chiaramente c'è stata l'autorizzazione della sovrintendenza che ha seguito egregiamente, ovviamente, tutto l'intervento. Dopodiché la tinteggiatura, il colore che è stato dato, è stato ovviamente concordato con la sovrintendenza facendo vari campioni fino a trovare una tonalità che fosse quanto più possibile, come dire, armonizzante con il resto. È chiaro che appena fatta qualsiasi tinteggiatura, specialmente in un contesto che è fortemente storicizzato e in cui, come vi ho detto prima, le patine, ma soprattutto lo sporco aveva più o meno uniformato tutto, il primo impatto è un impatto un po' che lascia perplessi, però dovete aspettare un po' di tempo perché le superfici, i colori eccetera hanno necessità di patinarsi, cioè, come dire, di omogeneizzarsi con il resto, e basterà pochissimo, perché basta veramente bastano alcuni mesi perché si depositi su, no, su quelle superfici le patine, non si sbiadirà per via della presenza del sole e così via, e quindi avremo nell'insieme un'immagine che a mio avviso sarà certamente armoniosa. Per me, dal mio punto di vista, conoscendo i processi di, diciamo, di degrado o comunque di alterazione, di invecchiamento delle superfici, per me quel colore è un ottimo colore. Io penso che basterà, in realtà basterebbe ancora meno, semplicemente limitarsi al pensiero molto semplice: non sono competente e quindi sto zitto. E quindi questo dovrebbe essere un pensiero che ci porta in tanti ambiti a stare zitti. Virologia. Credo che sia legittimo, io credo che sia legittimo fare una valutazione sulle cose che vengono modificate, perché comunque un restauro è sempre una modifica dello stato precedente. Io sono d'accordo con lei. Se prima era sporca, adesso è pulito, già è diverso. Io sono d'accordo con lei fino a quando, diciamo, a un certo punto qualcuno non si arroga il diritto non ha di dire, soprattutto c'è qualcuno che io ieri leggevo quella sfilza di commenti a un post pubblicato tra l'altro che paragonava il nuovo restauro a una foto truccata, un fotomontaggio inesistente. Assolutamente no. Io vedevo insomma queste cose e leggevo qualcuno sotto che sosteneva, vabbè, uno ha detto non è più la nostra chiesa e per me è rimasta quella più impressionante di tutti, perché mi chiedevo in quale chiesa sia andato fino ad ora. Mi sembra una follia. E poi soprattutto qualcuno ha chiesto l'intervento, adesso io so che lei probabilmente si sentirà male dopo quello che sto per dire, ha chiesto l'intervento della soprintendenza delle belle arti. Io non so. Beh, la famosissima la denominazione, ma certamente la sovrintendenza è presente, è come presente in tutte le trasformazioni sugli immobili monumentali della città. Diciamo che da un lato va veramente lodata la curia di Taranto che ha messo in atto un intervento così massiccio di valorizzazione dei propri immobili, no? E non parlo soltanto di quelli attuali, perché adesso c'è una serie di cantieri, voi avete visto, alcuni sono stati già inaugurati come San Domenico e Santi Medici, ma adesso aspettiamo anche di vedere San Giuseppe e il Duomo, ma anche tutti quelli che nel tempo ha restaurato, penso all'Episcopio, penso a Palazzo Santa Croce e così via. Dunque questa cosa è fondamentale, pertanto la presenza della curia anche per quanto riguarda il recupero e il restauro degli immobili. Dall'altro però va anche valutato un fatto che sì, è vero, fanno queste critiche, sono critiche veramente discutibili, però ecco, mi fa piacere che ci sia un'attenzione nei confronti della città vecchia. Pochissimi secondi, dobbiamo chiudere. Va bene, grazie. Sì, in effetti è vero, è un interesse. Speriamo che lo mantengano una volta che passa il tempo. Buona giornata a lei, grazie. Grazie, architetto. Auguri di buona Pasqua, architetto.